Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Chieti, che ha dato un nuovo slancio alla sua stagione, il Penne torna in campo per affrontare un Cupello, reduce anch'esso da un successo nello scontro salvezza contro la Miternina nella gara valida per l'ultima di andata di Eccellenza. Dopo un inizio di studio tra le due compagini, al sedicesimo arriva il primo squillo. Casimirri, in acrobazia, impegna Micale. I biancorossi continuano a spingere e al ventesimo Iannascoli si ritrova tu per tu con l'estremo ospite, ma calcia al lato. L'ultimo brivido della prima frazione è questo cross di Casimirri che cacciatore non impatta per un soffio. La ripresa inizia con un Cupello più intraprendente che, al nono, con Perrella di testa va vicino al bersaglio grosso. Gli ospiti guadagnano metri e al tredicesimo, in modo improvviso, rompono gli equilibri con questo Eurogol di D'Alessandro, classe 2000, da vedere e rivedere. Incassato l'1-0, il Penne non ci sta e torna a riversarsi in avanti e, al minuto 17, arriva un episodio decisivo. Micale blocca con le mani un retropassaggio di Felice, sostenendo che ci sia stata una deviazione di Rosini. Il direttore di gara concede comunque punizione a due in area e Cacciatore non perdona, firmando l'1-1. I Vestini continuano a mantenere il controllo della gara, ma i rossoblù in ripartenza possono far male. Al 27esimo D'Amico salva su Perrella. L'estremo difensore sarà ancora protagonista qualche minuto dopo sul classe 2002 Zinni. L'ultima occasione del match è per i padroni di casa, ma il bomber dei biancorossi, Zamora, di testa è impreciso. Finisce così 1-1, con il Penne che porta 11 la sua striscia di risultati utili consecutivi e chiude il girone d'andata in una posizione di metà classifica. Il Cupello, invece, dà continuità alla vittoria ottenuta nello scorso turno e nella prossima giornata tornerà tra le mura amiche per affrontare l'Alba Adriatica. Mister Pavone, un primo tempo sostanzialmente in cui avete fatto qualcosa in più del Cupello e poi forse nel vostro momento migliore avete preso gol, bravi a reagire subito. Ma guardi, noi nel primo tempo siamo stati bravi, noi troviamo difficoltà quando le squadre ci si chiudono e quindi il secondo tempo loro si sono chiusi dietro e hanno giustamente difeso il risultato. Noi ci abbiamo difficoltà quando troviamo squadre in casa che si chiudono, abbiamo difficoltà a creare spazi, poi loro ci hanno fatto gol sull'unico tiro in porta. Il ragazzo ha trovato il tiro della domenica, poi siamo stati bravi a recuperarla subito, però noi dobbiamo fare qualcosa di più. Alla luce di questo, come ripartire anche già subito nella prima del girone di ritorno contro l'Alba Adriatica? È vero che ci sono questi infortuni, però è anche vero che grazie agli ultimi risultati siete riusciti a tirarvi un pochino fuori dalla zona playout. Ma siamo tutti là, se vede lei la classifica, mi sembra Penne e Paterno 24, da lì in giù siamo tantissime squadre, quindi sarà ogni partita come tutte le domeniche una partita difficile, come lo è stato questo di oggi a Penne. Infatti faccio i complimenti al Penne perché comunque è una squadra ostica, una squadra valida. Noi siamo stati tra virgolette fortunati che siamo riusciti a fare un gol su una ripartenza con un gran tiro da fuori area, poi è pure vero che un po' di amaro in bocca perché abbiamo sbagliato un retropassaggio, non so, i ragazzi mi dicevano che è stato deviato, però comunque c'è stata una punizione a due in area dove loro hanno pareggiato, però sostanzialmente alla fine il risultato di pareggio è giusto.